partito sia di italiani di cento. La corsa col gruppo, poi il dolore, i primi soccorsi, ecco le immagini che aprono una telenovela lunga 24 ore. Cosa vuoi? Prima della partenza per Sofia, allarme, partono i controlli, parte lui, alice a terra e via da commerciale, scuro in volto, come l'atto che lo trasporta. Qui è una brutta macchina. Marchisio viene accompagnato dal professor Castellacci alla clinica Fanfani di Firenze per sottoporsi a risonanza magnetica. Il verdetto è un pugno in faccia, crociato rotto, fu rapido grazie a tutti su Instagram. La promessa di aggiornare il bollettino medico non sarà in presa facile. Il nuovo colpo di scena arriva intorno alle 19.30 quando Marchisio, accompagnato dalla moglie, fa tappa alla clinica Fornaca di Torino. La testa al primo pedante reperto medico, le mani sul volante, guida lui e il primo indizio, la serata non sarà avara di sorprese. Sale la Beda, cresce la fila, arriva lo stato maggiore della Juve, arrivano Agnelli e Marotta, arriva il contro reperto dopo del teatro. Le voci, con discrezioni, che stanno travelando in questi minuti è che la situazione di Marchisio sia molto meno grave del previsto. Addirittura si parla di una terapia conservativa. La Juventus conferma la diagnosi con un comunicato ufficiale, nessuna lesione. Cambia lo scenario, cambia stato Marchisio, va meglio del previsto, merito anche degli in bocca al lupo ricevuti. Ma non è ancora finita. Intorno alla mezzanotte da ritiro di Sofia interviene il professore Castellacci. Vuoi questo? La lesione subito tale di ricarica.